Totò Cuffaro, già presidente della Regione Sicilia, la rappresentazione della politica nel senso più nobile della parola, che non si lascia mai perché sia nel cuore fare bene a una società. Ma la politica è tutto quello che contribuisce al raggiungimento di un progetto di bene comune. La politica non può essere soltanto il rapporto tra le persone, politico nel vero senso stretto istituzionale. La politica deve essere afflato umano, deve essere generosità, deve essere capacità di ascoltare le persone, deve essere tutto quello che aiuta una persona a sentirsi partecipe e protagonista. E per questo devo dire, con Vito ci siamo trovati d'accordo, perché uno che ascolta le persone, che sta insieme alle persone, è uno che sa che la sera quando torna a casa si è arricchito umanamente per aver avuto la forza e aver fatto anche il sacrificio di ascoltare tante persone. La politica deve tornare a riappropriarsi di questa straordinaria capacità di essere in mezzo alla gente, di capirne i bisogni e di rappresentarla. Io ti ringrazio per avermi voluto definire l'arte nobile della politica. Sono un umile mendicante che ha capito di aver fatto tanti errori, per i quali anche ho pagato un prezzo che mi ha aiutato a riflettere nella sofferenza e nel dolore, ma che mi ha anche fatto capire che bisogna tornare ad essere utili. Io torno perché voglio essere utile, so che non sarò mai più candidato, ma so che devo far crescere una classe dirigente che abbia innanzitutto la capacità di voler bene alle persone, perché la politica vera è questa: memore degli errori che ho fatto, chiedo a loro di avere coraggio, di avere passione e di avere tanto rigore morale, perché queste sono le cose che fanno la differenza tra un politico e un politicante. Vito Cangitano, presidente del Consiglio Comunale, è una sorta di gemello di Totò Cuffaro, nel senso che è sempre disponibile, è sempre lì a fare la cortesia, ad ascoltare. La scelta di Vito Cangitano è stata proprio tua, presidente? Ma è stata una scelta di un gruppo di amici che me ne ha parlato, che me ne ha tessuto le lodi, e quando io l'ho incontrato per la prima volta al Vinitaly l'ho guardato e ho detto: guarda, questo è più grosso di me e quindi va bene. Questo bacia più di me, perché avevo visto che aveva incontrato 30 persone e se li era baciati tutti, e quindi va bene. E questo è un grande rapporto umano con le persone ed è quello che serve, perché questo è quello che contraddistingue il nostro candidato Vito Cangitano. Questa sua capacità di voler bene agli altri, ma soprattutto di volersi far bene, che è un'altra cosa importante. Poi è chiaro che sarà per rappresentare gli interessi di Mazara, del territorio e di quanti lo porteranno in Parlamento, e non solo quelle ma tanti altri. Quindi un ottimo candidato che fa crescere la Democrazia Cristiana e farà crescere anche la società che la Democrazia Cristiana vuole rappresentare. So che il nostro grande presidente, perché Sergio Mattarella è il nostro grande presidente della Repubblica, e siamo felici che abbia scelto con sacrificio di fare il secondo mandato a rappresentare gli italiani, perché è una persona straordinaria, ti ha conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica. Sono molto contento per te, perché ti conosco da sempre, sempre in prima fila, sempre straordinariamente presente e lealmente presente nella tua professione di giornalista. Credo che sia veramente una scelta giusta quella che ha fatto il Presidente, una scelta ben meritata. Mi associo a questa straordinaria notizia e con tutto l'affetto ti diciamo auguri e continua a fare il tuo lavoro. Grazie. Vincente nelle elezioni amministrative, adesso una esperienza nuova regionale. Vito, qual è la tua maggiore forza? Quali sono i tuoi due elementi maggiori? La mia forza, la conoscete tutti, è quella di stare in mezzo alla gente e per la gente. Questo da 15 anni che mi distingue nel mio territorio, e come voi leggete sempre nel mio manifesto, è una frase che io mi riporto sempre da sempre, ed è questa: sempre dalla stessa parte, la vostra. Quindi io continuerò a rappresentare il territorio, non solo il territorio di Mazara ma tutta l'intera provincia di Trapani. Ringrazio il presidente Cuffaro che, come ha detto lui, mi ha conosciuto al Vinitaly, la prima volta che ci siamo visti al Vinitaly, mi ha detto: Vito, tu sarai il candidato della Democrazia Cristiana. La politica si occupa delle persone anche se le persone non si occupano di politica. E allora, se la politica se ne occupa,
diceva De Gasperi, la politica la si fa o la si subisce. Allora gli elettori, voglio dire, andate a votare, esercitate il diritto di voto, perché votando farete la politica e vi occuperete di politica. Se poi andando a votare sceglierete Democrazia Cristiana e sceglierete i candidati che a voi stanno a cuore, a Mazzara c'è il nostro amico Vito Mangitano, farete una grande scelta che servirà a tutti.